Sardinia Gold Mining, sì. Furtei, il lago dei veleni, cianuro, gli australiani che sono scappati senza avere la regione, non ha incassato la fideiussione e adesso la regione, il presidente della regione, fa fare le bonifiche a spese di tutti, ma il presidente della regione quando c'era la Sardinia Gold Mining era un amministratore, insomma un gran pasticcio. Io nel 2002 venni nominato presidente della Sardinia Gold Mining, restai in carica per un anno. Poi mi resi conto che la Sardinia Gold Mining, che tutto quel processo era un imbroglio. Cosa vuol dire era un imbroglio? Era una società di ricerca che aveva come unico obiettivo quello di reperire capitali in borsa e quindi ogni tanto lanciava ipotetiche scoperte per rastrellare capitali in borsa. Quando mi resi conto di questo, mi resi conto che non c'era nessuna affidabilità in ordine all'esercizio dell'attività mineraria, in ordine al ripristino dei luoghi. Io mi dimisi, ma non mi limitai solo a dimettermi, segnalai queste mie perplessità all'amministrazione regionale, all'assessorato all'industria. Non era una cosa di rilevanza penale. Mi sono limitato a esprimere delle mie perplessità. Quando una impresa ha un giacimento e sfrutta quel giacimento e svolge attività di cava, ha l'obbligo del ripristino ambientale. Il ripristino ambientale si realizza alla fine dello sfruttamento. Io all'epoca dissi attenzione perché questi signori non sono affidabili, non danno nessuna affidabilità sulla possibilità di ripristino. Lo segnalai alla regione e ho tanto di lettera che parla. Se non sbaglio, c'era un assessore all'industria, il presidente della regione nel 2003 era Mauro Pili. Mi sembra assai strano che colui il quale ha ricevuto la nota e all'epoca non ha fatto niente perché la regione non mosse un dito, lasciò che la Sardinia Gold Mining continuasse tranquillamente a operare. Io provo rabbia e mortificazione. Rabbia perché l'avevo detto e l'avevo denunciato.
È mortificazione perché sto usando denari pubblici per bonificare quelle aree, perché quelle aree vanno bonificate. Quando se si fosse intervenuto allora, se chi doveva fosse intervenuto, questi denari forse oggi non dovremmo sprecarli. Cosa vuol dire un imbroglio? Era una società di ricerca che aveva come unico obiettivo quello di reperire capitali in borsa e quindi ogni tanto lanciava ipotetiche scoperte per rastrellare capitali in borsa.